Io sono Francesco Nardi e insegno genetica all'Università di Siena. Questo video fa parte di una serie di iniziative per le scuole che con i colleghi del Dipartimento di Scienze della Vita abbiamo quest'anno dedicato al tema dei colori. Iniziamo dicendo che i colori nel mondo animale e vegetale sono importanti. La coda di un pavone, articolata, bella, variegata, è un messaggio del maschio per la femmina che indica che è in buone forze, in buona salute e una richiesta all'accoppiamento. Così come il colore nero e giallo di un imenottero è un messaggio per eventuali predatori che dice che questo insetto è pronto a difendersi. Anche nell'uomo i colori sono importanti. Siamo una specie molto visuale. Siamo attrezzati e programmati per interpretare il mondo che ci circonda in termini di forme e colori. Non abbiamo l'odorato o l'udito di un lupo, non possiamo sentire le alte frequenze con i pipistrelli e non possiamo accorgersi delle variazioni dei campi elettromagnetici come alcuni bassi vertebrati, ma interagiamo con l'ambiente che ci circonda in termini di immagini. Questo ci dovrebbe essere banalmente familiare dall'attenzione con cui ci vestiamo. Un vestito nero per un uomo è un messaggio, dice che siamo un professionista serio, affermato. Un rossetto spiccatamente rosso in una signora può essere un messaggio che dice che si sente sicura di sé. Ma oggi parleremo di colori, non questi colori, ma i colori nostri, naturali del corpo umano, il colore della pelle, il colore dei capelli, il colore degli occhi, e sono dei colori che ci hanno accompagnato in centinaia di migliaia di anni di evoluzione, quindi sono stati un po' si sono disegnati insieme alla nostra evoluzione. Iniziamo parlando del colore dei capelli, dal punto di, del colore della pelle, scusa. Dal punto di vista biologico, si tratta di un pigmento, la melanina, che dal punto di vista chimico è un derivato della tirosina, che è un amminoacido, un costituente comune delle nostre proteine. La tirosina viene convertita in melanina da cellule specializzate, i melanociti, che stanno nello strato più profondo dell'epidermide. Impacchettano la melanina in forma di melanosomi, che poi vengono trasferiti ai cheratinociti dell'epidermide, che maturando poi si stratificano e formano gli strati più superficiali della pelle, che sono così pigmentati. Melanine si trovano di tipi diversi, c'è l'eumelanina che si trova in due forme, nera e marrone, e la feomelanina che invece ha una colorazione più rossastra. Il colore della pelle dipende da una parte dai rapporti quantitativi fra le diverse melanine. Se prevale una eumelanina nera, la pelle sarà di colore nero, se prevale un'eumelanina marrone, la pelle sarà di colore più chiaro. È anche importante la quantità totale di melanina nella pelle. Con pelli ricche di melanina che avranno un colore denso, scuro, e peli depigmentate, povere di melanina, che invece appariranno bianche. In questo caso diventeranno importanti anche dei colori che appaiono per trasparenza dagli strati inferiori della pelle, dal derma. Il derma di colore bianco freddo, che può trasparire attraverso la pelle, ma anche della circolazione superficiale, quindi sangue, che dona un colore rosato, è responsabile ad esempio del comune arrossamento che viene fuori in condizioni fisiologiche quali stress o fatica o eccitamento. La genetica del colore della pelle è complessa. Si tratta di un carattere multifattoriale, che significa che è sotto un controllo incrociato di più fattori, che in parte sono ambientali. Banalmente, l'esposizione al sole determina uno scurimento della pelle, l'abbronzatura, ma anche sotto il controllo di più geni, che ciascuno dà il suo piccolo contributo e dalla somma di questi contributi viene fuori quello che sarà il fenotipo definitivo, quindi il colore della pelle. Di geni coinvolti nel,
Nella colorazione della pelle se ne conoscono molti, forse non tutti. I più importanti sono MRC1 o KITLIG, il ligando di KIT, o ASP, l'Agouti Signaling Peptide, insieme ad altri geni che hanno una diffusione più limitata come TIR o OCA. Per capire il significato del colore della pelle bisogna fare un salto indietro lungo alcuni milioni di anni e andare a vedere i nostri parenti più prossimi, i primati. Quello che salta all'occhio è che i primati sono dotati di pelliccia, mentre l'uomo no, ad eccezione dei capelli, la barba e la peluria alle ascelle sul pube. Quindi c'è stata una perdita di pelliccia che è un cambiamento forte, un cambiamento importante che ha innescato tutta una serie di processi. La perdita della pelliccia si data intorno a 1,2 milioni di anni fa e è stata probabilmente accompagnata da un rimodellamento globale della struttura della pelle e aumento della presenza di ghiandole sudoripare. Questo si può interpretare considerando l'ecologia di questi nostri progenitori che vivevano in un ambiente di savana aperta dove si spostavano a piedi. Quindi la perdita della pelliccia potrebbe essere una risposta evolutiva alla necessità di una efficiente dissipazione del calore prodotto nel corpo. Però la perdita di pelliccia ha anche reso la pelle direttamente a contatto con l'esterno e quindi soggetta all'insolazione. Questo ha creato un'altra serie di condizioni per cui si pensa abbia dato stimolo a un iscurimento generalizzato della pelle. Il motivo per cui a questo punto si ha uno scurimento della pelle non è del tutto chiaro, sono state fatte diverse ipotesi. L'ipotesi più tradizionale è che semplicemente il colore scuro serva per proteggere la pelle dall'irraggiamento. Come sappiamo, i raggi UV creano dei danni alla pelle che, se perdurano, possono portare anche un cancro alla pelle. Tuttavia, il problema di questa teoria è che i danni dell'irraggiamento UV normalmente emergono in tarda età, non in età riproduttiva, mentre sappiamo che l'evoluzione per selezione naturale è particolarmente efficace nel controselezionare dei caratteri che impattano direttamente sulla riproduzione. Un'altra teoria è che la melanina, essendo un antibatterico naturale, potesse fare da schermo alle infezioni. Tuttavia rimane in dubbio il motivo per cui le parti del corpo più soggette, perché a contatto diretto col substrato, le mani e i piedi, sono di fatto le zone meno pigmentate del corpo. È stato anche proposto che la melanina limiti la perdita di umidità, in qualche modo la pelle sarebbe più impermeabile, che ha un senso in un ambiente come quello di savana. Tuttavia, vedremo che il colore della pelle correla molto bene con l'insolazione e non con l'umidità. Pertanto, questo ci suggerisce se una spiegazione vogliamo trovare, la dobbiamo cercare nell'irraggiamento. La teoria più affermata probabilmente invece riguarda un aspetto prettamente biochimico. L'esposizione alla luce, in particolare attraverso pelli chiare, determina una reazione chimica all'interno dell'organismo che è la fotodegradazione del folato. Folato che è una molecola coinvolta in vari processi, fra cui una presenza di folato al di sotto di livelli fisiologici determina una parziale sterilità e, nel caso di procreazione, delle possibili malformazioni al feto, quindi un impatto diretto sulla riproduzione. È possibile che individui di pelle chiara subissero questo effetto di fotodegradazione del folato in maniera troppo forte, per cui la pelle si è scurita per proteggere, per evitare questa reazione. Quindi a questo punto ci troviamo di fronte a una popolazione uniformemente con la pelle di colore nero. Un successivo passaggio è avvenuto, si stima, intorno a 55.000 anni fa, il tempo che coincide con la migrazione dei nostri progenitori fuori, allontanandosi dalle zone dell'Africa tropicale per spostarsi verso i poli, quindi
al nord e a sud verso regioni a più alta latitudine, quindi caratterizzate da una insolazione progressivamente inferiore. Durante questo processo, e fra l'altro anche in tempi abbastanza brevi, si parla di centinaia di generazioni, che in un'ottica evolutiva è un tempo brevissimo, quindi ci fa pensare a una pressione selettiva forte. Sì, la pelle degli individui che migravano fuori dai tropici fosse progressivamente schiarita, via via che tribù migravano fuori avrebbero acquistato una colorazione della pelle più chiara. In effetti si osserva ancora oggi una marcata correlazione fra latitudine e colore della pelle, con colore della pelle più chiare a più alte latitudini, e questo suggerisce un impatto diretto dell'insolazione. La spiegazione potrebbe essere di nuovo biochimica. Per produrre la vitamina D, che è necessaria nel nostro corpo, ha diverse funzioni, ma la più importante forse è quella di mineralizzazione delle ossa. È necessario un processo chimico che richiede un'esposizione luminosa per poter. Una fotoattivazione per poter sintetizzare questa molecola. Immaginiamo popolazioni dalla pelle nera che si spostano in una zona a bassa insolazione, la luce percepita potrebbe non essere stata sufficiente a sintetizzare una quantità fisiologica di vitamina D, e questo avrebbe impattato direttamente su un processo fisiologico importante, e questo potrebbe essere stato il motore che ha portato a un progressivo schiarimento della pelle. Successivamente si sarebbe sviluppato un equilibrio dinamico fra popolazioni con pelle di diverso colore, e mescolandosi avrebbe dato origine a tutta la variazione che osserviamo ancora oggi. Questo processo di schiarimento della pelle sarebbe avvenuto in popolazioni diverse in maniera indipendente. Questo ce lo raccontano gli alleli, la distribuzione degli alleli che colleghiamo a questo processo. Alcune varianti del gene Kit ligando hanno una distribuzione ampia dall'Europa all'Asia. Pertanto questa mutazione potrebbe essere avvenuta prima che nel momento della migrazione fuori dall'Africa, quindi prima che queste due popolazioni si separassero. Poi ci sono alcune mutazioni localizzate, come quelle in OCA2, che sono tipici dei nord europei, e nei MC1R, che sono tipici degli asiatici, che invece sarebbero avvenute in tempi più recenti, cioè successivamente alla separazione dei due gruppi che hanno dato origine agli europei e agli asiatici. Qualche sfasatura. Si nota che popoli del nuovo continente, a parità di latitudine, hanno normalmente la pelle più chiara del vecchio continente. Queste due foto sono state prese alla stessa latitudine. La spiegazione che si dà per questo effetto è che i popoli del nuovo mondo rappresentano una colonizzazione relativamente recente, per cui potrebbe non esserci stato tempo per uniformare il loro colore della pelle a quanto appropriato per le latitudini a cui vivono. Un'altra spiegazione è che, andando a osservare processi che avvengono in tempi più recenti, diventano importanti anche la tecnologia, effetti culturali, in particolare l'abitudine di coprirsi con vestiti che di loro natura, di loro funzione, schermano dal sole, e quindi avrebbero diminuito questa forte pressione verso lo scurimento della pelle. Un'altra osservazione che si può fare è che normalmente si osserva che in una stessa popolazione le donne hanno pelle di colore più chiaro. Qui sono state date diverse spiegazioni. Una riguarda di nuovo la vitamina D. La vitamina D, che è importante per tutti, ma di particolare importanza per le femmine, perché diventa determinante al momento della gravidanza, proprio per la complessità dei processi che portano poi alla mineralizzazione delle ossa nel feto.
Per cui la stessa pressione selettiva che è avvenuta su tutta la popolazione sarebbe stata più forte nelle donne e quindi avrebbe avuto un effetto maggiore. Se, si pensa anche a un effetto legato alla selezione sessuale. La selezione sessuale è una variante della selezione naturale in cui quello che viene massimizzata non è direttamente il numero dei figli prodotti, ma aspetti fenotipi che vengono che sono attrattivi nei confronti di un potenziale partner e quindi di fatto massimizzano la riproduzione in questo senso. Si pensa che femmine dalla pelle chiara siano più attraenti, siano percepite come più attraenti. Questo è alla base di, ad esempio, del diffuso uso di cosmetici per lo schiarimento della pelle, un tempo legati essenzialmente alle popolazioni di pelle nera, e però hanno recentemente avuto un boom nelle popolazioni asiatiche. Ma è anche stato, diciamo, quantificato in maniera più controllata. Uno studio interessante riporta la misurazione del colore della pelle confrontando le popolazioni con i cartelloni pubblicitari che incarnano un ideale di bellezza. Chiaramente, se una persona viene raffigurata, un modello, una modella viene raffigurata in un cartellone pubblicitario, è perché sono percepiti come belli, attraenti. E in questo caso si osserva che le modelle dei cartelloni pubblicitari hanno la pelle più chiara dei modelli dei cartelloni pubblicitari. Questo ha portato l'autore ad ipotizzare appunto un effetto di selezione sessuale, una scelta in cui gli uomini apprezzerebbero il colore chiaro della pelle della donna come un segnale di modestia e purezza, mentre le donne apprezzerebbero un colore scuro della pelle come un segno di virilità e di pericolo. Vediamo adesso qualcosa sul colore dei capelli. Anche qui si osserva una gradazione continua che va dal nero al bianco per passare da tutte le sfumature del marrone e del rosso. Si quantifica secondo una scala, la scala Fischer-Zahler, che utilizza lettere dalla A alla Y che descrivono fenotipi dal biondo chiaro al nero e numeri romani da 1 a 6 che descrivono le scalature dal rosso pieno al rosso biondo. Dal punto di vista biologico, il colore dei capelli è di nuovo un effetto del pigmento melanina che viene di nuovo sintetizzato da melanociti, ma qui depositato negli strati a livello del bulbo pilifero, negli strati esterni del capello. Gli strati interni sono comunque depigmentati. E di nuovo, quindi, melanina è o melanina nera o marrone o feomelanina di colore rosso. La genetica del colore dei capelli è di nuovo un carattere multifattoriale. Se ci si limita a due fenotipi, si riesce a spiegare la gran parte della variabilità e questi hanno un'ereditarietà più semplice. Scuro si eredita in forma dominante su chiaro e non rosso si eredita in forma dominante su rosso. Tuttavia, per comprendere tutte le sfumature possibili è necessario prendere in esame anche una serie di altri geni che rende il modello molto più complesso da trattare, che torna, diciamo, esce da una genetica semplice mendeliana e rientra nella genetica dei caratteri multifattoriali. In particolare, mutazioni recessive nel gene MC1R negli europei sono normalmente legati a individui con il colore di capelli rosso, mentre mutazioni nel gene Kit ligando, di nuovo recessive, quindi che di nuovo per mostrarsi devono essere in omozigosi, sarebbero legati, sono spesso osservati in individui con i capelli biondi. In realtà, trattandosi di un processo di melanizzazione attiva e che richiede l'intervento di molti geni, qualunque disfunzione, qualunque mutazione in questo processo provoca una mancata melanizzazione e quindi uno schiarimento del colore dei capelli. Questo, ad esempio, può spiegare il colore curioso e innaturale, visto l'area geografica, biondo, che si osserva in alcune popolazioni del nord della Melanesia, che condividono una mutazione avvenuta localmente nel gene TIRP1 e quindi determina un'assenza di melanina.
La variabilità nel colore dei capelli è una faccenda del tutto europea. Nel resto del mondo il colore, praticamente l'unico colore che si osserva è colore nero dei capelli, mentre tutta la variabilità del biondo e del rosso si osservano in Europa. Il colore più inusuale è il rosso, che si eredita in forma recessiva, ovvero è necessario che entrambi i genitori passino un allele recessivo per il colore rosso perché una persona sia omozigote per questi alleli e quindi mostri il colore rosso. La loro distribuzione è molto localizzata, si parte dalle basse frequenze nell'Europa centrale per arrivare a frequenze significative soltanto in Irlanda e in alcune parti dell'Inghilterra. Il fatto che sia una condizione rara e vistosa l'ha resa senz'altro notevole. Di interesse colpisce, diciamo. Infatti è stata sempre interpretata in maniera particolare, spesso in maniera negativa. Basti pensare all'appellativo italiano di pel di carota o l'associazione che si faceva fra stregoneria e donne dai capelli rossi, anche se in altre epoche è stato interpretato come un tratto positivo. Nell'Ottocento, nella pittura ottocentesca, preraffaelliti amavano donne dai capelli rossi e gli occhi grigi. È stato negli ultimi anni è venuta all'attenzione la possibilità che i capelli rossi si stessero estinguendo come carattere. Ora, che chiaramente è una notizia curiosa, ma è facilmente interpretabile in un'ottica di equilibrio Hardy-Weinberg. Quello che succederà non è tanto, quello che sta succedendo, non è tanto che si estinguono gli alleli per i capelli rossi, ma con l'aumento dei traffici e l'aumento della probabilità che i genitori vengano da posti diversi, diminuisce la probabilità che entrambi i genitori possano dare uno stesso allele recessivo a un figlio e quindi di fatto che il figlio possa mostrare i capelli rossi. Quindi sì, in una certa interpretazione semplicistica, i capelli rossi sono destinati ad estinguersi. Il colore dei capelli è determinato geneticamente, e è soggetto a variare nel corso della vita. Negli individui di popolazione europea si osserva che il colore dei capelli normalmente nei bambini è più chiaro di quello che sarà ad adulti e poi si stabilizza con la pubertà. Poi dai 30-40 anni accade una serie di processi fisiologici in cui le cellule staminali dei melanociti smettono di riprodursi, quindi ci saranno meno melanociti e una minore produzione di melanina che non verrà più passata ai capelli e in questo caso i capelli cresceranno, i nuovi capelli cresceranno di colore prima misto e poi spiccatamente bianco. Diciamo, il processo di ingrigimento ha una sua componente genetica. Ma può essere anche legato a condizioni fisiologiche o ambientali, uno stress ossidativo, una ridotta funzionalità dell'enzima catalasi o anche un irraggiamento ai raggi UV. Può anche essere il colore bianco dei capelli un effetto di mutazioni, quindi questo è un bambino affetto da albinismo, che determinano una mancata produzione della melanina. Questo è un caso di albinismo cutaneo di tipo 1, quindi non funziona l'enzima tirosinasi e pertanto non viene prodotta melanina. Quindi tutti i distretti del corpo che normalmente acquistano colore grazie alla melanina, la pelle, i capelli, gli occhi, sono qui totalmente depigmentati. Un discorso totalmente diverso si può fare per barba e baffi. Per spiegare l'attenzione, dopotutto barba e baffi comunicano, anche al di là delle mode, comunicano qualcosa, è un messaggio verso l'esterno, comunicano qualcosa di quello che siamo. E si pensa che siano la significatività di questo messaggio sia un retaggio evolutivo dai nostri antenati primati, cui il
un pelo folto e lucido era un messaggio soprattutto per gli altri maschi di forza, quindi diciamo si disincentivava uno scontro fisico, era un messaggio di forza. E questo trova qualche supporto nel fatto che la ricezione del messaggio, cioè l'attenzione alla presenza di barba e baffi, sembra essere una prerogativa del tutto maschile, mentre le femmine lo troverebbero un articolo quantomeno poco interessante, non degno di nota. Passando al colore degli occhi, si nota di nuovo una notevole variabilità in tutte le scalature che vanno dal nero al molto chiaro nei colori dell'azzurro e del verde fino ad arrivare a fenotipi particolari come il grigio o il viola. Si quantifica nella scala di Martin, sono 16 gradazioni numeriche che vanno da 1, che è il colore molto molto scuro, fino a 16, che sono gli occhi di colore azzurro chiaro. Dal punto di vista biologico, la colorazione dell'iride dipende di nuovo dalla presenza di melanina nell'iride. L'iride è questa formazione sottile, anulare, anteriore all'occhio, formata di due strati, uno strato esterno che è lo stroma, che ha una natura fibrosa e quindi ci sono dei vasi, ci sono dei nervi, è lievemente pigmentato, ma subito dietro uno strato molto sottile, due sole cellule, è lo strato pigmentato dell'iris, che invece è fortemente pigmentato e può portare i colori delle melanine in maniera più o meno densa. I colori melanine più scure e in maggiore quantità determinano le gradazioni degli occhi scuri, mentre minori quantità di melanine tutte le sfumature del marrone. Un discorso completamente diverso si può fare invece per il colore azzurro, che è un colore fisico, ovvero non esiste un pigmento degli occhi azzurri, ma in occhi che, privi di melanina, in cui cioè il contributo dei pigmenti è molto scarso, può diventare determinante un effetto fisico, l'effetto Rayleigh, che determina quando la luce che viene dall'esterno attraversa lo stroma dell'iris. È un effetto fisico, un irraggiamento luminoso, e la luce viene diffusa da quando incontra particelle di dimensione più piccola della lunghezza d'onda, e questo è tanto più forte quanto le lunghezze d'onda sono corte, quindi nei toni del blu. Pertanto la luce bianca che investe l'occhio dall'esterno viene ridiffusa nelle sue frequenze blu e dà all'osservatore una percezione di colore blu. Se poi si mescola su una base blu una piccola quantità di pigmento giallo, questa volta melanina, si ottiene il colore verde degli occhi, quindi un effetto incrociato fra una componente biochimica e una componente fisica. Il colore degli occhi ha di nuovo una caratteristica, di nuovo una base genetica multifattoriale. Un gene importante è OCA2, il gene per l'albinismo oculocutaneo, con varianti ERK2, è un gene che determina l'espressione di OCA2, che normalmente si associa a persone che mostrano occhi azzurri, e mutazioni della tirosinasi che invece sono determinanti per le sfumature del blu-verde. Tutte queste condizioni sono recessive e pertanto è necessario avere due geni per due geni mutati, due geni recessivi per mostrarle. In realtà, se uno si limita a Si accontenta, diciamo, di spiegare una piccola parte della variabilità, cioè quella fra occhi chiari e occhi scuri, l'ereditarietà sembra essere molto più semplice, con scuro dominante su chiaro. Anche il colore degli occhi, la variabilità nel colore degli occhi è una caratteristica prettamente europea e di alcune popolazioni del sud dell'Asia. Nel resto del mondo gli occhi sono uniformemente o tendenzialmente di colore scuro. Questo si trova una spiegazione nella storia del popolamento dell'Europa, che avviene
Diciamo, il popolamento originario nel Mesolitico era fatto da popolazioni caratterizzate dalla presenza di occhi molto chiari e pelle scura. Su questa si è successivamente insediata una popolazione migrante originata dall'Anatolia, probabilmente gli antichi indoeuropei, che invece aveva occhi scuri ma una pelle chiara. E la popolazione europea attuale si sarebbe formata dal mescolamento fra queste due popolazioni, creando poi tutte quelle varianti che si osservano ancora oggi. Trattandosi di un carattere determinato geneticamente, normalmente il colore degli occhi è stabile durante la vita di un individuo, se non per i bambini di origine europea nascono normalmente con gli occhi di un colore azzurro ceruleo. E poi il colore definitivo dell'occhio si stabilizzerà fra 3 e 6 mesi al momento che si attiva la produzione di melanina. Si possono trovare però alcune condizioni curiose, rare quantomeno, come l'eterocromia. L'eterocromia normalmente si manifesta come una macchia di un colore diverso sull'iride, su un'iride che basalmente ha un altro colore, però può arrivare in casi estremi a avere occhi di colore completamente diverso. Le cause sono diverse, può essere un sintomo di una malattia, può essere dovuto a mutazioni somatiche, a stati fisiologici, particolari, oppure può anche essere la manifestazione di alcune, particolarità genetiche, come, il chimerismo e il mosaicismo, dove un individuo non ha, come sarebbe la regola, cellule che condividono tutte lo stesso genoma, ma a gruppi di cellule diverse e condividono un genoma diverso. Se questo accade e a questi due gruppi diversi appartengono le cellule che daranno vita ai due occhi, si possono avere occhi di colore diverso. È una condizione rara, molto vistosa, intrigante e infatti è stata sempre associata a un carattere di distinzione. Occhi di colore diverso li aveva Alessandro Magno, che piangeva dall'occhio nero come la morte e piangeva dall'occhio azzurro come il cielo, e non a caso diceva lui di essere figlio di Zeus. A differenza del colore della pelle, per cui abbiamo dato una spiegazione in base alla selezione naturale, quindi una differenza funzionale, per il colore degli occhi si pensa a una serie di coincidenze storiche dovute a migrazioni di piccole popolazioni. C'è un effetto ben noto in genetica di popolazioni, che è la deriva genetica, per cui anche una variante rara, però se si trova in una piccola popolazione, si può diffondere in maniera puramente casuale. E si pensa che molta della distribuzione dei colori degli occhi attuali sia dovuta proprio ad effetti casuali di questo tipo. Anche se un qualche ruolo si può ritrovare nella selezione sessuale. È stato visto, chiaramente gli occhi sono parte di come ci presentiamo, possibile partner, pensiamo all'importanza dello sguardo, per cui il colore degli occhi è ragionevolmente implicato nei processi di selezione sessuale. È stato osservato, sempre andando a confrontare le popolazioni d'origine rispetto alle pubblicità, che incarnano un ideale di bellezza per una popolazione, è stato visto ad esempio che nella popolazione brasiliana, dove chiaramente la popolazione normale ha un'alta frequenza di occhi scuri, i modelli hanno tendenzialmente occhi chiari, quindi i brasiliani dagli occhi scuri considerano belli gli occhi chiari, attraenti gli occhi chiari. Il contrario avviene in Inghilterra, dove una popolazione tipicamente dagli occhi chiari si rispecchia in ideali di bellezza di occhi scuri. Quindi questo suggerirebbe una scelta inversa, del tipo più raro, più bello, si trova più attraente un carattere che è meno comune nella popolazione, e questo ha un effetto in genetica evolutiva di supportare e aumentare la variabilità. Siamo arrivati alla fine della storia, quindi abbiamo ricostruito i colori del corpo umano.
valutando diverse forze, la selezione naturale, la selezione sessuale, alcuni aspetti, alcune necessità biochimiche e anche una serie di fattori casuali. E qui la piccola morale della storia che era nascosta nel titolo. Negli ultimi 2 secoli è stato spesso interpretato il colore della pelle per valutare l'altro, valutare chi abbiamo davanti. La cosa innaturale non è valutare chi abbiamo davanti, siamo programmati per questo, analizziamo inconsciamente i caratteri del nostro interlocutore chiedendoci se può essere a noi simile, se può essere imparentato, come probabilmente lui si rivolgerà a noi. Quindi è naturale tentare di interpretare l'altro. Quello che è platealmente sbagliato, l'equazione è stata fatta nero uguale brutto, sporco e cattivo e bianco uguale ricco e intelligente. Pertanto uno potrebbe rivalutare questa interpretazione alla luce di quello che abbiamo detto, cioè una serie di cambiamenti idiosincratici, anche molto veloci, di adattamento legato a insolazione, meccanismi biochimici, migrazioni, coincidenze, e forse rispolverare il ruolo della selezione sessuale, che suggerisce che la diversità nei nostri colori sia una parte sostanziale della bellezza della popolazione che ci circonda.